E ora cerchiamo di capire qual è il rapporto che lega Putin al patriarca ortodosso Kirill, che ha giustificato la guerra. Giuseppe Rizzo. Un rito solenne, a parti invertite. Il patriarca Kirill piega il capo di fronte al presidente Putin, mentre riceve dalle sue mani la più alta onorificenza. In diretta televisiva, lo scorso novembre, Putin elogia Kirill. Promotore di pace, lo definisce, difensore dei valori e della cultura di tutti i russi. Un legame profondo in loro affonda le radici nel passato sovietico. Il papà di Putin, eroe in una Leningrado devastata dai nazisti, fedele al più laico dei regimi. Quando nasce Vladimir, la madre, di nascosto dal marito, lo fa battezzare da padre Mikhail, il papà di Kirill, futuro patriarca di Mosca. Amicizia, fede, politica. In un saggio dello scorso anno, Putin sostiene che russi e ucraini siano un solo popolo che condivide, dice, uno spazio culturale e spirituale. È il manifesto della guerra, il mito della grande madre Russia che ha bisogno della Chiesa ortodossa per ricucire quello che la caduta dell'Unione Sovietica ha strappato. E il patriarca Kirill fa la sua parte, respinge l'appello alla pace di una parte del clero ortodosso e pronuncia queste parole. Questa guerra, arriva a dire, è per la salvezza dell'umanità, per estirpare il peccato che rischiava di contagiare anche il Donbass. Sì, dice il patriarca, la guerra di Putin è contro un mondo che si riconosce nelle parate gay.